La statale Regina è stata chiusa oggi nel tratto tra Argenio e Colonno per i lavori urgenti di svuotamento delle reti paramassi dopo i nubifragi dell'ultimo periodo. I lavori sono stati eseguiti correttamente, anche se nel primo pomeriggio la situazione si è complicata a causa di una frana all'altezza di Osteno, all'ingresso della Valle Intelvi dal Porlezzese. Legna, massi e detriti sono caduti sulla strada, fortunatamente, mentre non c'erano veicoli né persone in transito. Porlezza e Menaggio, vista la chiusura della Regina, sono rimasti di fatto quasi isolati per diverse ore. Per la chiusura della strada a Osteno, a Colonno non è più stato possibile utilizzare il percorso alternativo con il passaggio in Valle Intelvi. A Colonno abbiamo dovuto bloccare tutto, ha spiegato il comandante della polizia locale della Tremezzina, Massimo Castelli. I veicoli diretti a Milano sono stati dirottati a Colico per prendere la statale 36. Per i veicoli diretti a Como abbiamo indicato come alternativa il traghetto Agriante in direzione Bellagio per poi raggiungere Como. Resta difficile la situazione a Laglio sulla Regina Vecchia. I lavori di una settimana sono stati vanificati dalle nuove piogge, ha spiegato il sindaco Roberto Pozzi. Sono al lavoro i mezzi della provincia e del comune di Laglio. Il torrente Caraello, poco più di un rigagnolo in condizioni normali, è ora un corso d'acqua significativo che ha modificato il suo corso naturale, tracciandone uno nuovo con più rivoli. Abbiamo incaricato un geologo per definire un piano di intervento. Ripercussioni anche sulla stagione turistica. Stiamo registrando cancellazioni, soprattutto di francesi e tedeschi, fa sapere Giuseppe Rasella, albergatore e componente della giunta della Camera di Commercio di Como e Lecco con delega al turismo. È un problema proprio nelle settimane importanti di agosto. Dal 15 in poi, al momento, non sembrano esserci problemi e speriamo di recuperare.